Andrea De Maria, come deve muoversi il Partito Democratico in un momento in cui la politica chiede innovazione, in un momento in cui vediamo il consenso alla lista Grillo e vediamo che aumenta anche tra i giovani il distacco dalla politica? Questo penso sia un grande tema della democrazia italiana, è una grande sfida per il Partito Democratico che credo che noi possiamo affrontare. Fra l'altro io invito davvero a leggere la carta di intenti che ha presentato recentemente Pierluigi Bersani, c'è un'idea alta del Paese, un'idea di una forte lotta per l'equità sociale, di un incontro fra mondo del lavoro, mondo dell'impresa, giovani su un progetto di cambiamento del Paese. Quindi c'è prima di tutto un tema di cultura politica, di proposta all'Italia, c'è un tema che riguarda la trasparenza, la democrazia interna, la lotta a ogni fenomeno di corruzione, che il PD credo si debba impegnare con grande decisione, e poi c'è l'idea di un partito che sta davvero sul territorio, radicato in mezzo alla gente, usando anche strumenti nuovi, per esempio la rete è molto importante, ma l'esempio che vediamo anche in questi giorni delle liste Grillo ci dice anche che la rete non è detto che sia per forza uno strumento di democrazia, può anche nascondere la gestione autoritaria di un movimento politico. E noi invece dobbiamo usare la rete come strumento per consentire a tanta gente, alle persone che lavorano nei circoli, di essere davvero protagoniste della vita del Partito Democratico. Poi noi stasera proporremo anche un progetto specifico di contrasto all'astensionismo che stiamo facendo proprio coinvolgendo i nostri circoli. In questi giorni vediamo presentato questa sorta di scontro tra Bersani e Renzi. Ecco, non bisognerebbe invece forse mettere un po' più l'accento su quello strumento che sono le primarie? Sì, queste primarie devono essere un grande momento di partecipazione, devono essere un modo per coinvolgere la società italiana, certo nel confronto fra i candidati. Io, non è un segreto, starò con convinzione Bersani, ci sarà Renzi, ma anche Vendola, anche Tabacci, ma soprattutto come grande momento di confronto col Paese, per avere tante persone che si riuniscono intorno al centro-sinistra. Servono a mobilitare tante forze, a far crescere il programma, a raccogliere intelligenze in vista della partita vera, che è poi quella della vittoria elettorale del governo del Paese.